Quando parliamo di declino dell'Occidente, di che cosa parliamo? L'Unione Europea è semidefunta, nel senso che è versa in uno stato comatoso dal punto di vista economico, dal punto di vista militare, collassata. E, cioè, è bastata una semplice guerra per procura in Ucraina per far collassare militarmente l'Unione Europea, per mostrare tutte le nostre debolezze, mancanza di munizioni, mancanza di carri armati, mancanza di aerei, mancanza di carburante, mancanza di tutto quello che volete. E, per non parlare poi della mancanza di addestramento, perché tu, un esercito impara a fare le guerre facendo le guerre. Quindi direi che non vedo un declino dell'Occidente nel breve medio periodo, perché l'Occidente appunto è un plurale, vedo un declino di alcune parti del blocco occidentale. Secondo me, ecco, anche io spesso utilizzo l'espressione Occidente per far prima, ma da un punto di vista, come dire, sociologico, scientifico, è meglio parlare di blocco occidentale, perché alcune parti del blocco occidentale stanno declinando, l'Unione Europea è tra queste, altre invece stanno prosperando. Gli Stati Uniti, dalla guerra in Ucraina, finora ha tratto grandi benefici, dalla separazione della Russia dall'Europa, dalla separazione della Russia dalla Germania, molte altre cose che non sto qui a elencare, anche perché le ho sviscerate in altri miei interventi, che probabilmente forse ad alcuni di coloro che seguono questa trasmissione saranno noti, ma anche per motivi di sintesi. Quello che credo è che il blocco occidentale arretrerà, questo sì, sullo scacchiere internazionale, ma di fatto sta già accadendo perché nessuno lo dice, perché appunto l'informazione in Italia è completamente corrotta, nessuno dice che l'Ucraina ha perso la guerra, nessuno dice in Italia che la controffensiva ucraina è stata un fallimento colossale nonostante sia davanti agli occhi di tutti, no? Questo è tipico delle società non libere, non riportare fatti che tutti vedono. Nelle dittature questo è caratteristico delle dittature, no? Perché c'erano tante barzellette in Unione Sovietica? Perché le persone comuni vedevano una realtà e i dirigenti del Partito Comunista ne raccontavano un'altra, quindi c'erano un sacco di barzellette sui dirigenti del Partito Comunista, perché facevano ridere e fanno ridere anche i principali quotidiani italiani, trasmissioni televisive, trasmissioni radiofoniche, fanno ridere perché milioni di italiani hanno occhi per vedere che la controffensiva ucraina è stata un fallimento colossale, però loro non lo dicono, non lo dicono.